Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Negli ultimi anni, i telespettatori di Uomini e Donne si sono affezionati non solo ai giovani tronisti e corteggiatori, ma anche alle dame e ai cavalieri del seguitissimo Trono Over. Tra i personaggi più amati dal grande pubblico vi è, senza ombra di dubbio, il simpatico Luciano Giannelli. Per chi non lo sapesse, Luciano è approdato nello studio del dating show dopo la sua partecipazione al programma C'è posta per te. In tale occasione, Giannelli si era presentato da Maria De Filippi per ritrovare il suo primo amore. L'incontro, però, non è andato a buon fine. Colpita dalla sua simpatia e dalla sua voglia di trovare l'amore, Maria ha invitato Luciano a UED, facendolo così diventare ufficialmente uno dei cavalieri del parterre maschile del celebre dating show. Secondo alcune recenti indiscrezioni, tuttavia, la presenza di Luciano Giannelli nella prossima edizione di Uomini e Donne che partirà da settembre potrebbe non essere del tutto certa. Scopriamo insieme, dunque, il motivo della possibile assenza del cavaliere bresciano. UED 2022-2023, Luciano Giannelli ci sarà, nelle ultime settimane, venire a conoscenza di notizie e indiscrezioni inerenti alla prossima edizione di Uomini e Donne è oramai all'ordine del giorno, ma l'ultimo rumor strapelato ha destato preoccupazione in molti telespettatori del dating show. Il portale fidelityhouse.eu, infatti, ha riportato che la presenza di Luciano Giannelli nel parterre maschile potrebbe essere a rischio a causa delle sue condizioni di salute, a impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione sia la stessa Maria. Non è dato sapere, al momento, se tale indiscrezione sarà confermata oppure no. Per sapere se potremo rivedere il simpatico Luciano al centro dello studio di UED, dunque, non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti o, in alternativa, l'inizio della nuova stagione del dating show. Chi viene, chi va e chi resta, il portale precedentemente citato, inoltre, ha diramato alcune indiscrezioni anche sulla presenza, assenza di altri protagonisti di Uomini e Donne. Ad abbandonare il programma, a partire da settembre, dovrebbero essere il cavaliere Fabio Nova e le dame Sara e Daniela. Anche il ritorno di Riccardo Guarnieri sembra essere, al momento, non del tutto confermato. I veterani del programma, ovvero Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato, invece, torneranno come ogni anno nel loro rispettivo parterre di appartenenza per continuare la ricerca dell'anima gemella. L'amore, in fondo, arriva quando meno ce lo aspettiamo, chissà che quello che verrà non rappresenti per loro un momento di svolta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.